Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi siamo su Dragon Ball What If, episodio numero 17, e vedremo appunto gli scontri della vera sopravvivenza degli universi. Infatti vedremo Whis, Vados, Margherita e Kus affrontare Saur, Cognac e Korn. Nel frattempo gli altri guerrieri rimasti si sono organizzati in diverse squadre per affrontare i vari dei malvagi. Goku invece si ritrova sconfitto ed umiliato da Beijutsu, il quale prende tutto come un gioco, definendosi immortale e imbattibile. E niente ragazzi, questa è la trama, insomma un po' un riassunto dell'episodio. Spero di cuore che vi piacerà. Ovviamente ragazzi vi ricordo che è uscita la beta del pack già da un po', costa 5 dollari, ovvero circa 4 euro, una cosa del genere, ed inoltre comunque verrà migliorata e aggiornata nel tempo. A breve potrebbe uscire pure la versione completa e vi confesso che verranno aggiunti personaggi veramente molto fighi. Detto questo ragazzi, spero di cuore che il video vi piaccia. Ricordatevi di vedere tutti i link in descrizione. Se volete acquistare dei giochi scontati c'è il link in collaborazione con Instant Gaming. E niente ragazzi, detto questo, spero che il video vi piaccia. Buona visione. I'm in a panic, get the hurry out there with miseries and miseries. Get your life, has a money you love it. Somebody you evil, why you let your hell? No need a show die, and no need a show die. Oh, got 1, 2, 3 steps on this dark stage. Reach your white man, show white camel, no fuji air. Team of kagero, tada, kone ga naru no. Words and thoughts, tears, and rat a fuji karaka. Nell'episodio precedente di Dragon Ball What If abbiamo visto l'inizio della vera sopravvivenza degli universi. Infatti, se i flussi oscuri si sono rivelati essere 6 dei della distruzione, degli ormai eliminati universi 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Inoltre, 6 angeli si sono ribellati e, appunto, utilizzando la loro potenza divina, sono riusciti ad intrappolare e a vincolare, appunto, il Daishinkan, i due Zeno e le 4 guardie al corpo e alla vita delle 6 divinità. Infatti il sigillo della barriera che appunto mantiene bloccate le divinità verrà distrutto solamente alla morte delle divinità collegate a questo sigillo. Queste 6 divinità si sono presentate una ad una e sono pronte ad incutere terrore e a distruggere tutto ciò che si metterà nelle loro strade. Whis, Vados, Margherita e Kus affrontano gli angeli ribelli, eliminandone qualcuno. Nel frattempo Goku affronta Beijutsu, il dio della distruzione rinnegato più potente di tutti. Il Saiyan viene sconfitto con una velocità assurda. Nonostante Goku stesse usando l'Ultra Istinto, è stato sconfitto e colpito con dei colpi potentissimi che erano quasi impercettibili. Neanche l'Ultra Istinto è riuscito a resistere ai colpi di questa divinità potentissima, che sembra ancora non fare sul serio. Inoltre Goku si è ritrovato sconfitto e dolorante sul suolo, incapace appunto di difendersi. Nel frattempo, gli altri guerrieri rimasti si sono alleati e si sono organizzati in diversi gruppi per affrontare la minaccia ed eliminare gli dei uno ad uno. Il dolore e la rabbia di Whis, lo scontro estremo di Kefla e di Goku giace al suolo, dolorante e sconfitto da un nemico inarrivabile. Beijutsu sembra essere persino più forte di Jiren stesso. Il dio malvagio si avvicina al Saiyan dolorante e sussurra all'orecchio: una volta che avrò finito qua non resterà più niente se non dolore e terrore sulle facce dei vostri cari. Goku diventa furioso e nonostante i dolori cerca di rialzarsi, solo che non ci riesce dato che viene schiacciato al terreno
da due dita di Bejitsu, il dio, sghignazzando, si alza in volo, desideroso di osservare lo svolgimento degli scontri. Nel frattempo che gli angeli combattono, anche gli altri guerrieri sono pronti allo scontro. Kefla, Saunel, Pirina e Kaba stanno affrontando Zoek. La Saiyan Fusa è in prima linea e sta combattendo al massimo della sua potenza. Kaba, Saunel e Pirina forniscono copertura alla Saiyan, cercando di distrarre l'avversario. Il dio colpisce tante volte Kefla, la Saiyan però riesce solo a controbattere pochi colpi. Durante lo scontro però, Kaba decide di assistere la Saiyan e chiede ai due Namecciani di preparare la loro tecnica paralizzante. Sembra che Kaba abbia un piano, ma neanche il tempo di pensarci che diventa subito Super Saiyan 3 e insieme a Kefla affronta Zoek. Si infuria uno scontro molto cruento e molto veloce, infatti la Saiyan viene colpita da Zoek mentre che evita i colpi di Kaba. I due non riescono a fare tanti danni all'avversario, che però inizia a cedere dopo qualche minuto di combattimento. Kefla successivamente utilizza dei colpi dell'aura per colpire e stordire Zoek, il quale appunto ne evita solo pochi e viene colpito ripetutamente da dei colpi dell'aura verdi che diventano sempre più potenti. Nel frattempo Kaba dà un pugno alla schiena all'avversario, lo scaglia in aria e lo scaglia di nuovo in terra colpendolo con altre sfere dell'aura. Kefla si teletrasporta alle spalle dell'avversario e avviene una sorta di ping pong tra i due Saiyan che appunto colpiscono a ripetizione Zoek. Il dio però si rialza e inizia a prendere per il collo Kaba, stritolandolo piano piano. Il Saiyan qui non riesce a fare molto e non riesce a liberarsi. Kefla cerca di aiutarlo ma non riesce a fare molto. Kaba viene piano piano stordito e sfinito e buttato a terra dopo che non riesce più ad opporre resistenza. Kefla nel frattempo cerca di colpire Zoek, il quale questa volta subisce dei colpi. La Saiyan rincara la dose colpendo sempre con più velocità e con più potenza. Il dio viene colpito a ripetizione e riesce a fare ben poco. Kaba nel frattempo si rialza e prepara un'onda energetica d'aura molto potente e molto grande che colpisce in pieno Zoek, tramortendolo. Il dio si ritrova abbastanza stordito e confuso, è furioso appunto perché non riesce a controbattere a due Saiyan, a due sporchi mortali secondo il suo punto di vista. Qui il dio prende il volo e dà una testata sul petto a Kaba, facendogli sputare sangue. Poi prende per il collo Kefla e la scaglia contro delle montagne. I due Saiyan si ritrovano ancora una volta colpiti quasi a morte, però non si arrendono, si rialzano e continuano ad affrontare l'avversario, il quale piano piano inizia a cedere ai colpi dei due avversari, che nonostante siano appunto gravemente feriti, riescono a sfoderare una grandissima potenza. Kefla e Kaba colpiscono coordinatamente l'avversario con un calcio in faccia. I due gli schiacciano quasi la faccia, poi lo colpiscono da un lato all'altro con dei pugni molto potenti e lo scagliano al terreno, colpendolo con delle onde dell'aura molto potenti. Il dio si ritrova stordito dai colpi combinati e potenti di Kefla e Kaba. I due Namecciani quindi, approfittando del momento, preparano la loro onda paralizzante, scagliandola sul dio. I due Saiyan quindi preparano i loro colpi migliori e infondendo del ki nelle loro mani, non dando scampo al dio, riescono a trafiggergli il cuore, uccidendolo. I due Saiyan sono sfiniti e decidono di riposarsi un attimo per poter riprendere gli scontri nel miglior modo possibile. Nel frattempo, It e Danilaza stanno combattendo insieme contro Jito. L'assassino, utilizzando il suo salto temporale, riesce a colpire e mettere in difficoltà nelle prime fasi il dio. Nel frattempo Anilaza sta caricando tutta la sua potenza per colpire il dio. Il gigante chiede ad It di prendere ancora tempo per permettere all'alleato di caricare una sfera dell'aura talmente grande e talmente potente che potrebbe disintegrare perfino una divinità. L'assassino quindi decide di utilizzare tutta la sua forza per sfinire e sconfiggere Jito. It colpisce con dei pugni a ripetizione Jito, il quale viene colpito in pieno. Il dio però non si fa battere e colpisce It con dei calci in faccia che lo confondono. Successivamente viene colpito alle ginocchia da dei colpi dell'aura, i quali fanno finire a terra It. L'assassino si rialza, non dando conto ai danni che ha appena subito. Successivamente decide di utilizzare le sue tecniche assassine, saltando di tempo in tempo per colpire Jito, riuscendoci. Il dio viene colpito ripetutamente da dei colpi molto potenti. Nel frattempo che It colpisce l'avversario, Anilaza continua a caricare la sua energia. Per aiutare l'assassino però, sfodera dei colpi dell'aura che colpiscono immediatamente Jito. Nel frattempo It colpisce ancora con più potenza l'avversario, il quale non riesce a fare quasi niente. Il dio però si stanca di questa situazione, fa esplodere tutta la sua energia e si alza in volo. Scatena dei colpi dell'aura molto potenti e confusionari, i quali colpiscono It e Anilaza. Il gigante però
cerca di resistere, non perdendo la composizione e continuando a caricare l'energia. It viene colpito qualche volta, ma si rialza senza problemi e continua a colpire ripetutamente Gito, il quale inizia a cedere piano piano. Il dio carica una sfera della distruzione, pronta a colpire It e Anilaza e a disintegrarli per sempre. Però It colpisce, con un pugno allo stomaco molto potente, l'avversario, lasciandolo a terra e sfinito. Gito è ormai sfinito e senza forze, anche It però fatica a reggersi in piedi, ma saltando nel tempo si allontana dal dio, che in pochi istanti viene travolto completamente dalla sfera gigante di Anilaza, che lo disintegra per sempre, non lasciando più nessuna traccia della divinità. Whis, Vados, Margarita e Kus stanno ancora combattendo contro gli angeli ribelli. Whis e Vados affrontano Sour e Cognac, Margarita e Kus affrontano Korn, che si rivela essere veramente ostico per le due combattenti. Margarita e Kus decidono di combinare la loro potenza, colpendo dalla distanza Korn, il quale però evita quasi tutti i colpi e colpisce con dei colpi molto ravvicinati le due, stordendole e scagliandole ai lati opposti del ring. Successivamente Korn affronta singolarmente Kus, colpendola qualche volta. Nel frattempo che però i due combattono, Margarita raggiunge Korn e lo colpisce alle spalle, trafiggendolo con un colpo dell'aura. L'angelo però non si scompone e continua a massacrare Kus, la quale viene piano piano ridotta in fin di vita fino ad essere uccisa. Margarita diventa furiosa e non capisce più niente, comincia a colpire Korn senza cognizione di causa, colpendolo con dei colpi completamente casuali, poco precisi ma potenti. Qualche colpo riesce a colpire Korn, il quale viene stupito dalla potenza dell'angelo, il quale è diventato veramente veramente furioso. Nel frattempo che Margarita colpisce a ripetizione Korn senza cognizione di causa, Whis e Vados stanno ancora combattendo contro Sour e Cognac, i quali sono messi in difficoltà. Infatti Whis affronta Sour, colpendolo con dei colpi molto potenti, quasi impercettibili, che non gli permettono appunto di pararsi. Inoltre Vados colpisce Cognac con dei colpi dell'aura che lo trafiggono piano piano, ferendolo sempre di più e riducendolo sempre di più in fin di vita. Sour e Cognac vengono quasi sconfitti, ma lo scontro viene fermato dall'urlo di Margarita, che viene presa per il collo da Korn. Margarita continua a resistere alla potenza di Korn, il quale, stanco della situazione, decide di infondere tutta la sua potenza per spezzare l'osso del collo di Margarita, uccidendola. Per evitare che gli angeli si rialzino, che vengono curati, disgrega sia Margarita che Kus. Vados e Whis, vedendo questa scena, si infuriano e, approfittando del momento, uccidono Sour e Cognac, disintegrandoli a loro volta. Lo scontro continua. Whis e Vados sono furiosi per la morte delle sorelle. Bardak è pronto a farsi valere, cercando di affrontare il nemico insieme ai suoi sudditi Saiyan. Kefla, It, Kaba, Anilaza, Saun e Leppirina sono pronti ad aiutare gli alleati nello scontro. Jiren, insieme a Toppo, Tispo e Piccolo, si prepara ad affrontare Shibasu. Frieza, Cooler, C-17 e C-18 sono pronti a combattere contro Om. Chi vincerà la vera battaglia per la sopravvivenza? Riuscirà Goku a rialzarsi e a sconfiggere Beijutsu, che nel frattempo si sta godendo lo spettacolo? E già, il video finisce qua ragazzi, spero di cuore che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi fa veramente tanto piacere sapere la vostra opinione. Ebbene sì ragazzi, la storia continua, gli scontri continuano, Whis e Vados sono letteralmente furiosi e nel frattempo comunque tutti gli altri gruppi si stanno organizzando per affrontare la minaccia. Cosa succederà ai dei nemici? Cosa succederà a Goku? Riuscirà a sconfiggere Beijutsu, che nel frattempo appunto si sta godendo lo spettacolo degli scontri? Beh, tutte queste sono domande alle quali troverete la risposta appunto nei prossimi episodi, quindi continuate a seguire Dragon Ball What If. Ovviamente ragazzi, qualche episodio e la serie finisce, quindi vi chiedo di supportarla al massimo per terminare col botto. Ovviamente ragazzi, continuerà poi con delle storie secondarie appunto, ed inoltre poi quando riuscirò a preparare il materiale, ovvero le mod e i personaggi, inizierò finalmente Dragon Ball Malum. Vi ricordo, raga, che la storia sarà qualcosa di assurdo. Comunque ragazzi, lasciate mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove insieme ad alcuni fan pubblico degli aggiornamenti sul canale, dei sondaggi, dei meme e tantissime altre cose. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!